Allora, il primo protocollo HIIT che andremo ad analizzare quest'oggi sarà il protocollo Tabata. L'esempio che vi ho portato, sulla base sempre degli 8 round da 20 secondi di lavoro, 10 minuti di recupero, sempre pensando ad un discorso di molta intensità. I primi 4 round saranno fatti con un bilanciere, e qua vi ho messo già il carico, quindi consigliato l'80% del vostro massimale di push press, con il quale andremo ad eseguire dei thruster, massimo numero di ripetizioni in 20 secondi. Quindi per i primi 4 round 20 secondi di thrust, 10 secondi di recupero. Gli altri 4 round saranno costituiti da burpees, eseguite la massima velocità esecutiva possibile.